Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Adriano Prosperi, che non ha certo bisogno di introduzioni o preliminari. Allievo di Armando Said e Dario Cantimori, viene riconosciuto come un'autorità negli studi storici sull'idea di riforma religiosa nell'Europa moderna, sulle istituzioni ecclesiastiche, sulle pratiche giuridiche e sulle culture europee nell'età delle scoperte geografiche. Tra i suoi numerosi testi desideriamo ricordare quelli che ha offerto alla nostra riflessione in questa sede. Dare l'anima, storia di un infanticidio, il 1 febbraio del 2006. Misericordia, conversioni sotto il patibolo, cammineremo in età moderna, il 5 marzo 2008. Giustizia rendata, percorsi storici di un'immagine, il 14 gennaio 2009. Tribunali della coscienza, inquisitori, confessori, missionari, il 10 febbraio 2010, il scenario storico dell'Inquisizione, il 6 ottobre del 2010, delitto e perdono, la pena di morte nell'orizzonte dissimulare dell'Europa cristiana, del 14, 18 secolo, può darsi. Il 19 febbraio 2014. Con noi abbiamo Sabina Pavone, professoressa associata di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, di Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata. Le sue ricerche si situano a ricordo tra diverse discipline: storia istituzionale, storia religiosa, storia della cultura, e si sono focalizzate in particolare su due filoni. Il primo, relativo alla penetrazione del cattolicesimo in Polonia russa, in età moderna, con particolare riguardo all'antigesuitismo. Il secondo, volto a indagare le relazioni tra ordini religiosi e inquisizione romana. E Michael Wyatt è un ricercatore indipendente. Ha studiato filosofia e teologia all'Università Gregoriana a Roma e ha ricevuto il dottorato di ricerca di italianistica presso la Stanford University. Interessato alla storia culturale e intellettuale dell'Italia, Francia, Inghilterra e nell'età moderna. E io darei subito la parola a Michael Wyatt, perché preferiva così.